RLB. Radioattiva. 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 RLB, radioattiva la notizia. RLB che è radioattiva la notizia. Buongiorno, sono Edoardo Maruca, c'è Simona Gambaro e ci stavamo occupando, in effetti già da un bel po' di tempo a questa parte, di una situazione che diventa incandescente, forse addirittura improponibile, improcrastinabile. Adesso andiamo a San Giovanni in Fiore. San Giovanni in Fiore, c'è un nostro interlocutore. Buongiorno signor Roberto. Signor Roberto, buongiorno. Buongiorno. Allora, parlavamo poco fa di queste ultime proteste dei disoccupati a San Giovanni in Fiore. La situazione diventa sempre più preoccupante, sempre più incandescente. Se in Calabria il tasso di disoccupazione è altissimo, a San Giovanni in Fiore è ancora più alto nei confronti degli altri calabresi. Che iniziativa di protesta intendete promuovere? Noi abbiamo adottato una protesta da 5 mesi, in maniera pacifica. Sì. Sì. Per avere dei risultati, non una fase di assenzialismo, però una fase di progetti e lavoro impostato con produttività. Questo si era stato chiesto alla Rocisano negli vari interventi che si sono stati fatti. Cosa ha risposto l'assessore? Ecco, come si intende muoversi la regione? La regione si è mossa, ha creato dei tavoli, diversi tavoli, la quale ha dato tutta la sua disponibilità a parlarne e a sviluppare, perché era d'accordo. Certo. Poi è successo un problema al sindaco, al comune, dentro il comune, perché c'è stata detta una fase la quale dicevano che ci doveva essere un bando pubblico. Uh-huh. Siccome qua ci sono i disoccupati che nel 2014 hanno lavorato giustamente e l'INSE si ferma al 2014. Mi scusi, questo frangente non lo capisco, cioè sono dei disoccupati che hanno lavorato Che hanno lavorato nel 2014, okay. Poi sono stati licenziati. Ok. Sì. Perciò automaticamente come agenzia delle entrate richiedono l'ISEE 2014. Ci siamo, sì, per averle il 2016, ci siamo, sì, automaticamente gli porto un ISEE abbastanza, però sta di fatto che le persone sono disoccupate. Certo, quindi comunque insomma da 2 anni, perciò pure se avevano qualcosa che avevano guadagnato, cioè, le tasse si pagano, la luce si paga, l'immondizia si paga tutto. Quello sicuramente automaticamente non è... automaticamente sono disoccupati, sono affossati perché non c'è sviluppo. Ma non è il problema solo San Giovanni, il problema è tutta la Calabria. Non è San Giovanni. Beh, diciamo che San Giovanni è un centro un po' meno, cioè un po' più periferico tra le altre, tra virgolette, perché nel senso che è una zona di montagna, esatto. È più problematico perché, certo, si trova in fila. Certo, ma è ovvio. Solo che... per questo motivo. Come le altre parti se c'è uno sviluppo di agricoltura, da noi uno sviluppo di agricoltura non ci può essere perché c'è 9 mesi di freddo. Sì, sommato. Magari delle colture tipiche di dei periodi freddi, creare, però insomma, da creare con progetti. No, la cosa che insomma ci sembra sempre un po', tra virgolette possiamo dirlo, inutile è questa apertura di sempre più tavoli nel corso dei quali si parla, ma poi in realtà insomma, tra le altre cose insomma, ci dispiace anche perché Oliverio, sappiamo il presidente Oliverio che è originario di quella zona, quindi insomma potrebbe prestare più concretamente un'azione, non aprire tavoli la regione Calabria. Però Oliverio non è perché di questa zona deve essere condannato, perché Oliverio è il governatore di tutta la Calabria, non può fare per favoritismo per San Giovanni in Fiore. Certamente, non volevo dire questo. Cose giuste. Perciò non è che possiamo attaccare Oliverio perché è San Giovannese. No, io l'attacco perché non fa nulla dappertutto, è diverso. Io non ho attaccato Oliverio per San Giovanni in Fiore. Io l'attacchiamo per tutto. È l'apertura dei tavoli, ecco. Specificando. E questa apertura continua di tavoli di confronto, tavoli tecnici, tavoli di lavoro che non porta secondo noi. Sembrava che aveva avuto un lieto fine, giusto, perché si parlava di progetti e di inserimento al lavoro. Poi tutto ad un tratto non capisco il motivo, che ancora tutt'oggi non lo capisco.
hanno bocciato tutto e hanno fatto questa cosa di un bando pubblico per 200 anime. Sì, senta, signor Roberto, le volevo chiedere, secondo il suo punto di vista, lei è di San Giovanni, quindi conosce il territorio, mi spiegava prima del freddo, che cosa si potrebbe fare a San Giovanni? Non so, che so, una cultura, ma una cultura, non so, biologica. Quali sono i frutti che potrebbero... Si possono fare tutto questo, si possono aggiustare tutti i parchi che ci sono alla sera, perché i parchi sono costituiti da dirigenti, non da persone di risorse umane, da dirigente. Perciò un dirigente con un altro dirigente parlano e passano le carte, però la mano d'opera chi la fa? Certo, quindi si potrebbe anche trovare un impiego, un utilizzo relativamente a queste attività, queste, perfetto, queste tipologie di lavoro. Molto, molto, secondo me c'è da fare in tutti i posti, solo che poi non vengono mai, ecco, magari si lascia al degrado una parte di centro, una parte di cittadina in qualche modo, e poi non si, ecco, non si pensa a questo tipo di interventi che invece potrebbero risollevare un po' anche, insomma, le casse delle famiglie di San Giovanni, ma non solo di San Giovanni in Fiore, insomma. Perfetto, perché qua, in questa linea andavano i disoccupati. Non avere una forma di sussidio, ma avere un progetto per lo sviluppo della zona altopiana. Certo. Senta, io devo chiudere, però le volevo fare velocemente una domanda. Adesso il prossimo tavolo, cosa ci mettete su? Prosciutto? Il prossimo tavolo continua a fare la lotta, però, perché noi non ci accontentiamo di un minimo sussidio, giusto? Sì. Cioè, vogliamo solamente, perché i variati tavoli sono stati aperti per la produttività. Va bene. E non il sussidio arriva da un mese, un anno, tre anni e poi muore, e poi ci sono sempre gli stessi. Sì, pensate che ci sono altre persone di altre zone della Calabria che però non hanno nemmeno quello, signor Roberto? Lo so, questo dico. Però giustamente, tra virgolette, rivendicano un posto di lavoro, tutti quanti almeno. Va bene, grazie. Ci sentiamo quanto prima. Grazie noi siamo mille, sempre buongiorno. Grazie a voi. Buona giornata.